accingiamoci ora a risolvere questa semplice strutturina reticolare che ha una maglia come al solito triangolare e la cellula strutturale e il triangolo equilatero, quindi angoli di 60 gradi. Cominciamo a individuare le reazioni vincolari, come ben sappiamo fare. Questo è il nostro sistema di riferimento. Determiniamo ora lo sforzo nelle varie aste che compongono la struttura reticolare e alle quali possiamo dare un nome.
cominciamo a esaminare il nodo A. Queste misure sono uguali. Questo cateto relativo a questo triangolo è uguale a questa misura che è la componente, rappresenta la componente verticale dell'S con B. Questa misura, questo vettore, rappresenta la componente orizzontale del vettore S con B.
A questo punto abbiamo calcolato gli sforzi in tutte le aste, ma facciamo la verifica. Nel nodo E tutte le forze agenti devono dare risultante nulla. Quindi la somma di tutte le componenti orizzontali di queste forze agenti deve essere 0, così come la somma di tutte le componenti verticali deve essere 0. E allora? Beh, la verifica è soddisfatta, abbiamo questi 5 millesimi di kilonewton di differenza, ma dovuti semplicemente alle approssimazioni che abbiamo fatto nel corso dello svolgimento dell'esercizio, che finisce qui e dunque buon lavoro.